Cito quindi subito il presidente Rocco Iurisci, il vicepresidente Angelo Di Nardo, il vicepresidente aggiunto Carlo Luciani e il direttore generale Dario Mervegna. Poi a seguire chiameremo tutti gli altri componenti. Quindi, presidente, i due vicepresidenti, il direttore generale, eccoli qua. Complimenti, ce l'abbiamo fatta! Rocco Iurisci, presidente della squadra neopromossa. Allora adesso arriveranno anche i tuoi collaboratori, Angelo Di Nardo, Carlo Luciani e Dario Mervegna, poi a seguire tutti quanti gli altri. Raccontiamo questa stagione esaltante che si è conclusa qualche mese fa e poi iniziamo invece adesso a parlare del prossimo campionato che vi aspetta. Sì, la stagione è stata impegnativa anche perché noi veramente ci eravamo prefissati il salto di categoria, ci siamo riusciti tramite i playoff e quindi adesso ci accingiamo a giocare nel massimo campionato regionale che è l'Eccellenza, un campionato dove si annoverano squadre di città importanti, come ho detto prima, Giulianova, L'Aquila, Lanciano, quindi ci sono molte gare appetitose. Ne parleremo in maniera più... Allora, andiamo con l'appello dunque, possiamo convocare tutti quanti, quindi con Rocco Iurisci presidente, passo in avanti per Angelo Di Nardo e Carlo Luciani. Il direttore generale è Dario Mervegna, che è assente ma comunque lo salutiamo chiaramente in maniera doverosa. Dirigente accompagnatore Francesco Seccia. E poi, andiamoli presidente, vada pure dietro le quinte per la convocazione, abbiamo Dino Menè, dirigente accompagnatore, impegnato altrove nella veste di organizzatore di questa serata, lui è anche responsabile marketing della società di calcio ed è proprio il nostro Massimo Urru. Poi abbiamo il presidente onorario che è Angelo Baccile, segretario e collaboratore dell'area tecnica Massimo Petaccia, mentre il coordinatore dell'area tecnica risponde al nome di Luca Di Pasquale. Ed ancora, direttore sportivo Mattia Granata, direttore tecnico Antonio Galasso, il team manager Alessandro Galasso, il collaboratore Daniel Tenaglia e l'altro collaboratore Antonello De Luca. Eccoli che arrivano alla spicciolata un po' alla volta e adesso poi ci sono i vari protagonisti. Ora dovremmo formare un bel semicerchio perché la rosa è numerosa, perché non c'è solo la prima squadra, c'è anche il settore giovanile. E quindi partiamo innanzitutto con l'allenatore della squadra, il mister Paolo Savini, coadiuvato dall'altro tecnico della Juniores Elite, Mirko D'Alessandro, e dal responsabile del settore giovanile, Rocco Maio, e dall'allenatore della categoria allievi Marino Romano. Poi abbiamo per i giovanissimi regionali mister Stefano Luciani con Pasqualino Reati e Danilo Reati. Preparatore atletico della prima squadra è Fabio Perazzetti, il fisioterapista Alberto Sciarra, il preparatore dei portieri Fabio Lepore, il preparatore atletico della Juniores Manuel Stella, preparatore dei portieri del settore giovanile Alessio Marchioli, il collaboratore Antonio Tacconelli, il magazziniere Stefano Romano e la fotografa ufficiale che è Roberta Di Mauro. Ci sono praticamente quasi tutti. La metto subito al lavoro, venga con me, c'è il telefonino. Allora, radunatevi bene al centro, la prima foto ufficiale della stagione. Allora, così, col telefonino, non in maniera professionale, dai, facciamola proprio così. Abbracciatevi fra di voi e facciamo questa foto. E fra poco arriveranno anche alcuni componenti della squadra. Tra poco si va in ritiro, presidente? Quando andremo in ritiro? Cominciamo il ritiro, non possiamo fare più. Quindi niente, si comincia, avete già fatto il ritiro. Allora stanotte si va a dormire presto, intanto iniziamo a rispettare le regole disciplinari. Va bene? Allora, io
chiamo tutta la squadra, qualcuno è presente, qualcuno no, però speriamo di presentare gran parte della formazione. I calciatori sono Luca D'Alonso, Raffaello Delle Donne, Nicolas Di Donato, Alessio Dragani, Simone Finizio, Alessio Grossi, Nui Colloni, Marino Conda, Alex Vieti, Jacopo Maio, Giovanni Martelli, Giuseppe Mazzarelli, Stefano Miccoli, Matteo Milizia, Francesco Moroni, Ibra Ghiae, Francesco Palermo, Mattia Palmaricciotti, Nicolò Passeri, Alessandro Pelusi, Stefano Petaccia, Giuseppe Rosati, Loris Scioletti, Michele Squadrone, Niccolò Turchi, Giuseppe Vitariello, Jacek Ligocki con Jacob Santurbano. Perfetto, vediamo tutti i giovani, tanti pronti. Dov'è il mister Savini? Paolo. Allora, quest'uomo ha un'esperienza sul campo, il campo di calcio vero e proprio, che è pluridecennale, ha vinto diversi campionati, conosce bene questa categoria e soprattutto sta iniziando a conoscere il calore di un'intera comunità, quella ortonese, a sostegno di una squadra che dopo aver trionfato l'anno scorso vuole candidarsi per essere outsider anche nel campionato d'eccellenza. Quali sono le premesse? Le premesse sono quelle che tutte le squadre vogliono fare all'inizio dell'anno, cioè fare un buon campionato, mantenere la categoria e cercare sempre più di far venire il pubblico al campo, che saremo molto felici se ogni domenica lo stadio sarebbe sempre più pieno. Alla prima convocazione quali sono state le parole dette ai suoi ragazzi? Il campionato è diverso, è un campionato più importante, molti di loro lo affronteranno per la prima volta, ma siamo pronti per poter far bene, per mantenere la categoria, che Ortona penso sia una cosa molto importante. Non è facile trovare una realtà come questa in un campionato di eccellenza con uno staff così numeroso, ognuno con un ruolo ben definito. Lei è soddisfatto di avere comunque diversi collaboratori che possono aiutarla e supportarla nella preparazione atletica e tecnica della squadra? Certo, noi abbiamo lo stesso staff dell'anno scorso, più abbiamo una dirigenza che ci segue, che ci sta vicino, non ci fa mancare niente, quindi questo nostro obiettivo adesso è fare bene e ripagare tutte quelle che sono i sacrifici di questa dirigenza. Senza dimenticare anche il serbatoio del settore giovanile, perché a tal proposito questa sera, per la gioia anche del pubblico e dei fotografi, abbiamo il piacere di presentare i vincitori del campionato provinciale Chieti, giovanissimi, con la loro coppa della categoria. E allora entrino i giovanissimi con il primo trofeo del 2022, 2021-2022. Stanno per arrivare, un applauso a loro! Caspita, sembra proprio la Champions League, la coppia con le orecchie. Venite più al centro, venite più al centro. Complimenti ragazzi, a questo punto io mi faccio da parte deliberatamente per permettere anche la foto di gruppo. Allora, il palco regge, quindi possiamo ancora invitare altri atleti, altri tesserati dell'Ortona Calcio, perché lei Presidente questa sera ha voluto riunire anche, come dicevamo, una grande rappresentativa delle giovanili. Sì, allora noi quest'anno, oltre ad aver vinto diciamo, il campionato di promozione, abbiamo vinto il campionato categoria giovanissimi provinciale di Chieti, quindi un altro anno faremo i giovanissimi regionali. E in più da quest'anno avremo anche una scuola calcio di cui adesso abbiamo dei ragazzi sono venuti a presentarsi e la scuola calcio che andremo a organizzare avrà molte caratteristiche quasi tutte per diventare elite e in più abbiamo anche una rappresentativa femminile perché il calcio femminile adesso è molto in voga e quindi stiamo cercando anche di organizzarci dal punto di vista femminile. Lei ha lei il compito di presentare i suoi ragazzi. Bene, allora chiamo il responsabile del settore giovanile Rocco Maio. Vieni qua Rocco. Si
ci sta, ecco, sta arrivando, sta arrivando. Si mette al centro. Ecco, lui può presentare al meglio il progetto, perché è un progetto studiato e coordinato da lui, quindi per quanto riguarda tutta la parte tecnica si interessa a lui ed è giusto che lui adesso spieghi diciamo, la presenza di queste due rappresentative, sia il calcio femminile che la scuola calcio. A lei la parola dunque, un progetto interessante, avallato dalla dirigenza, quindi in bocca al lupo già a partire da questa sera, presentiamo a tutti i componenti. Ma questa sera abbiamo portato solo una piccola rappresentanza, perché abbiamo circa 300 ragazzi, quindi sarebbe stato impossibile farli venire tutti. E noi partecipiamo a tutti i campionati della federazione, e abbiamo tutti i requisiti affinché da quest'anno diventiamo una scuola calcio elite, e in più abbiamo il nostro fiore all'occhiello che è il calcio femminile. L'anno scorso abbiamo iniziato con questa nuova realtà, diversi ragazzini si sono avvicinati e diciamo che le sensazioni e la risposta è stata molto positiva. E abbiamo dei bambini che partecipano sin dalla scuola dell'infanzia, quindi abbiamo un avviamento al calcio, quindi con bambini da 3 a 5 anni e poi le classiche categorie del settore giovanile, quindi piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti, e poi abbiamo le categorie agonistiche, giovanissimi, dove partecipiamo al campionato under 15 regionale, under 14 regionale, gli allievi e poi la nostra junior elite, la prima squadra. Quindi abbiamo un percorso per chi si vuole avvicinare a questo sport ben saldo, quindi siamo contenti di tutto questo. E sono venuti una decina di bambini appunto perché saremmo stati troppi, io invito a farli salire sul palco sia i maschietti che le femminucce, grazie. Quindi li chiamiamo sul palco, tutti i giovani ragazzi del settore giovanile. Immaginate il trambusto che c'è dietro le quinte tra le modelle, la Tombesi che presenteremo fra qualche istante, i veri artisti che si esibiranno, quindi dobbiamo farci largo. Eccoli che arrivano! Allora vi presentiamo la rappresentanza dei nostri ragazzini, partiamo dalle femminucce. Il tuo nome è? Gemma, Alicia, Vittoria, Angelica, Nicole, Denise, Mattia, Simone, Gioele, Antonio, Samuel, Gabriele, Mirko. Le nostre attività ripartiranno il 1° di settembre e siamo contenti di percorrere ancora un anno insieme a loro, li vediamo crescere quotidianamente e siamo contenti. E siamo contenti e felici anche noi di aver visto tanta bella gioventù che si è avvicinata al mondo dello sport, abbandonando quindi altri tipi di distrazioni. Grazie ragazzi e in bocca al lupo! Ortona Calcio! In alto la coppa! Bene Presidente, rompete le righe e tutti a mamma, mi raccomando, 4 settembre si comincia sul campo a lavorare bene.